Cantate al Signore, alleluia, benedite il suo nome, alleluia. Cantate al Signore, alleluia, con inni di lode, alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, da tutta la terra cantate a Lui. Benedite per sempre il suo nome, narrate alle genti la sua gloria. Cantate al Signore, alleluia, benedite il suo nome, alleluia. Cantate al Signore, alleluia, con inni di lode, alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria, gloria.
perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Il mio aiuto viene dal Signore. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il mio aiuto viene dal Signore. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il mio aiuto viene dal Signore. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno. Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui?
li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore. Lodi a te, o Cristo. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato la parola di Dio. La prima lettura e il Vangelo ci parlano dell'importanza della preghiera. Il messaggio di questa domenica è proprio questo, l'importanza della preghiera. La prima lettura che tratta dal libro dell'Esodo ci narra l'episodio della battaglia degli israeliti contro gli amaleciti. Abbiamo ascoltato che durante quella battaglia Mosè stava sulla cima di un colle con le mani innalzate verso il cielo in atteggiamento di supplica, cioè in atteggiamento di preghiera. Quando le sue mani erano alzate, dice la scrittura che Israele aveva la meglio. Come le abbassava, gli avversari, gli amaleciti, prevalevano contro Israele. Così, fratelli e sorelle, è anche per noi. La vita su questa terra è tutta una battaglia contro le forze del male. Finché noi preghiamo, riusciamo a superare tutte le tentazioni. Se invece veniamo meno a questo dovere fondamentale dell'orazione, il male prende il sopravvento nella nostra vita. E sì, noi, come ci dice Gesù nel Vangelo, dobbiamo pregare sempre, continuamente. La preghiera è il respiro dell'anima. La preghiera, fratelli e sorelle, ci mette in contatto con Dio. La preghiera ci fa stare alla presenza di Dio. C'è un particolare che dobbiamo tenere in considerazione. Mosè si fece aiutare da Arone e da Cur nel tenere innalzate le braccia che cadevano dalla stanchezza. Ciò indica che anche noi dobbiamo ricorrere alla preghiera dei nostri fratelli. Da soli non ce la faremo, ma come si dice, l'unione fa la forza. E poi non dimentichiamo quello che ha detto Gesù: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là ci sono io. E quando la preghiera è fatta anche insieme, ha una forza maggiore. Le mani di Mosè in questo modo rimasero innalzate fino al tramonto del sole, perché aiutato. Così la nostra preghiera dovrà essere perseverante. Fratelli miei,
quanto tempo noi diamo a Dio nella preghiera? Quanto tempo dedichiamo al Signore? Vedete, è un momento questo anche per fare un esame di coscienza. Quanto tempo noi perdiamo durante la giornata? E invece dovremo non sprecare questo tempo. Vedete, nessuno se ne confessa: ho perso tempo. Pensate che noi abbiamo il tempo qui, il tempo per tutto. Ed è, sapete, una grande bugia quando noi diciamo che non abbiamo tempo. Ma ci accontentiamo di dire Padre nostro, un'Ave Maria, la mattina, la sera. Fratelli miei, non è la preghiera questa. Non è la preghiera. Il cristiano deve trovare il suo momento di preghiera, non solamente nella propria parrocchia, ma anche nella propria casa. Anche prima del lavoro e prima dei pasti, ringraziare il Signore per tutto quello che Lui ci sta donando. La preghiera è un mettersi in comunicazione con Dio. Oggi, non mi stanco di dirlo, anche nelle nostre chiese, soprattutto quando facciamo i pellegrinaggi, sì, è bello portare una fotografia, ma anche durante la messa, la distrazione con i cellulari. E sapete che cosa fa? Il demonio usa quel mezzo per distrarvi da che cosa? Da stare in contatto con Dio. Vi distrae. E allora non c'è preghiera. E soprattutto non c'è amore a Dio. Noi dobbiamo smetterla con questa tiepidezza, perché questa diventa per noi una tiepidezza. E noi sappiamo che cosa dice Gesù, che cosa dice l'Apocalisse, San Giovanni nell'Apocalisse, sulla tiepidezza. La nostra preghiera dovrà essere perseverante. E soprattutto il Vangelo che ci insegna quanto sia importante la perseveranza. La pagina di oggi, abbiamo sentito, riporta la parabola di questa vedova che ricorre a questo giudice spietato. L'Evangelista Luca scrive che questa parabola ci fa comprendere la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Invece noi ci stanchiamo. Oppure preghiamo solamente quando ci sentiamo nel bisogno, quando la malattia bussa alla nostra casa, nella nostra famiglia, nella mia persona, quando ho dei problemi. Allora dico, mi metto a pregare. No, fratelli miei, la preghiera deve essere costante, sempre, in ogni momento. Noi siamo qui in questo santuario dove è vissuto in questo monte questo grande santo che è San Pio da Pietrelcina, dove diceva: lasciatemi in pace, io sono un povero frate che prega. E ce lo ha dimostrato, quanta preghiera, soprattutto per noi, come definiva lui, suoi fratelli d'esilio. Dobbiamo imitare la perseveranza di quella vedova che alla fine venne esaudita per la sua insistenza. Se quel giudice disonesto accontentò la povera vedova, quanto più Dio farà prontamente giustizia
a quelli che gridano a Lui. Fratelli miei, dobbiamo metterci in testa una cosa: dobbiamo pregare. E pregare continuamente. Non dobbiamo perdere tempo e non accontentiamoci di un Padre nostro e di un'Ave Maria. Guai a noi. Un giorno una donna scrisse a Suor Lucia di Fatima che non riusciva a dire il rosario perché lo lasciava all'ultimo momento prima di andare a dormire e quindi si addormentava. Suor Lucia gli risponde: figlia mia, il rosario tu lo devi recitare non all'ultimo momento della tua giornata, quando sei stanca e vai a riposare, non ce la fai e ti addormenti, ma lo devi recitare quando sei ben sveglia. È la primizia che il Signore vuole da te, metterlo al primo posto. Ma se ci sono cristiani che dicono un Padre nostro, un'Ave Maria, immaginiamo se vanno a dire il rosario. In questo mese di ottobre dedicato alla Madonna del Rosario, e noi sappiamo l'importanza che la Madonna ha dato al rosario, San Pio l'importanza che ha dato al rosario, lo ha chiamato la mia arma, un'arma potente. Fratelli miei, prendiamo coscienza. Questa domenica il Signore ci richiama tutti a una preghiera costante e continua. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Consapevoli che Dio ascolta il grido di chi invoca il suo nome, innalziamo a Lui la nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro,
per il Papa, i Vescovi e i ministri di Dio, perché siano per tutta la Chiesa maestri di fede e di preghiera, ravvivando la fiducia in Dio Padre, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per tutti i cristiani, perché attraverso la preghiera fiduciosa e costante siano luce per tutte le persone lontane da Dio, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per tutti i missionari sparsi nel mondo, perché, fortificati da un continuo dialogo con Dio, annuncino con sempre rinnovata gioia e slancio la buona novella. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché la preghiera corale di questa celebrazione eucaristica sia linfa vitale per tutti i suoi membri. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Giunga a te, o Padre, il grido che ti eleviamo giorno e notte, e concedici lo Spirito Santo, affinché ricolmi di fede, speranza e amore, attendiamo il ritorno del Figlio tuo, Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente,
hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
egli faccia di noi un sacrificio a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il nostro serafico padre San Francesco, San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie
arrivati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. No, non, non.
se nel buio io camminerò, tu sarai con me, non avrò timore, mi proteggerai con le tue ali, in te confido, sei con me per sempre. Signore, il tuo amore è grande, Signore, il tuo amore è immenso, sei qui e vivi in mezzo a noi, la morte non può strapparci dal tuo preghiamo. O Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, speranza nostra, ave a te, madre di Dio, beata tu, giardino in fiore, fonte di grazia e di purezza, splendente la nostra